quanti piangeranno sapendo che non ci sei più. Ma come hai fatto a farci innamorare così tanto di te, della tua musica e della tua allegria? Ci hai preso il cuore un'altra volta andandotene via. Bimbo, sei contento che hai trovato finalmente il blu più blu? Mimmo, che ti importa anche se la tua chitarra non c'è più? Vedi, siamo in tanti, tanti cuori che ora battono per te. Senti il nostro canto, adesso arriva da te. Amici, dove andate? Questa sera il conto suo lo pago io. Brindo con un bicchiere a quelle sere con lui. Canto, son contento che hai trovato finalmente il blu più blu. Voli tra le nuvole nelle immense praterie di Gesù. Guarda questo mondo, non è più lo stesso se non ci sei tu. Dio, come ti amiamo, ti prego resta con noi. Grazie, 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 piacere, non ce l'ho fatta. Direi, no, è tre volte che dico, direi, lo dico, ora è sul microfono giusto, uno dei momenti più sentiti di questa serata perché è un omaggio. È un omaggio, sì, è un omaggio a un grande artista come Domenico Modugno, ed è stata una grande esibizione di Arrangone che noi salutiamo, ti invitiamo naturalmente qui al Full Stop. Facciamoli prendere l'applauso del pubblico, perché mi sembra momento veramente emozionante, spontaneo, grazie, come bravissimo. Non mai, ciao Arrangone, Arrangone. A questo punto io volevo intanto, sì, io volevo consentire al tecnico, non volevo dire questo, ma facciamo passare, facciamo levare il riverbero, perché facciamo un applauso anche al tecnico, e tutta la sera, poverino, che si scalmana, quando deve metterlo, quando lo deve levare sto riverbero. Mario, grazie, grazie a te. È un problema, vabbè, ma insomma, siamo in famiglia, noi pensiamo, insomma, no, tutte le persone che sono venute al Full Stop siete degli abitué, ormai c'è questo rapporto, poi è nato un rapporto molto bello questa sera. Io volevo ringraziare tutte le organizzazioni artistiche che hanno reso possibile l'arrivo in un'unica serata, avere qui tutti questi grandi artisti
questa sì, sera è cosa da poco, anzi è una macchina abbastanza laboriosa. A occhio vedo Fernando Capecchi della Vega Star, lo salutiamo, insomma, ma poi anche tutti gli altri, facciamo un applauso alla Vega Star che ci tiene. Ecco. E a questo punto volevo spendere una parola per Radio Italia Solo Musica Italiana, che è l'emittente che ci ha prestato Patrizia Pancaldi, che ogni mattina, insomma, conduce uno che spazio tutto suo. Che ci presta anche Max Baldino, del resto. Io faccio il guastatore, vabbè, insomma, a parte questo. E perché c'è questa emittente che si chiama Radio Italia anni 60, che si occupa prevalentemente di tutte quelle che sono stati passati, trascorsi della musica leggera italiana, ci dà modo di riascoltare canzoni alle quali sono legati momenti importanti della nostra vita. Dico questo ora perché stiamo introducendo un mito, sì, umano in carne ed ossa, una pietra miliare, e qui insomma, diciamo italiana, una cosa scontata. Una delle voci straordinariamente belle, indimenticabili, lui è decisamente un sempreverde da più di 30 anni sulla scena della musica. Chi è? Michele! Sì, Michele! Eccolo qua! Da stadio! Michele! Io vi ringrazio moltissimo, siete stragentili. Io prima mi sono emozionato, adesso io vi faccio due canzoni nuove del mio ultimo album. La prima me l'ha scritta lo stesso autore che mi scrisse nel lontano 63... Se mi vuoi lasciare. Si chiama Reverberi e ha scritto una begin per me che si chiama Stringimi, che è tutto un programma. Poi la seconda ve la presento poi dopo. Se volete ballare mi fate piacere. Grazie. Michele! Stringimi
Mille grazie. Grazie, grazie. Siete gentilissimi. Ed ora, per non smentirmi, visto che io ho cominciato negli anni 50, 13 anni, come cantante di rock and roll, facciamo un moderato, che può essere, volendo, o un foxtrot o un rock moderato. Decidete voi. Si chiama Coccodrillo ed è tipicamente graffiti. Tipo Fonzi, hai capito quello? Originale, vai. Maestro. Go. Proviamo con le mani, dai, tutti in alto, vai, vai, come fanno in America, vai. Adesso so che solo tu, solo tu, solamente tu, lo so, potrai salvarmi solo tu, solo tu, solamente tu, lo so, perché io sono un coccodrillo, non sorrido quasi più, per sentirmi meglio basti solo tu. Cos'hai che mi piace? Non lo so davvero, ma so che mi piace. Cos'hai importante, che non so capire, ma so che è importante. Adesso non lo so. Adesso so che solo io, solo io, solamente io, lo so. So farmi male solo io, solamente io, lo so, perché io sono un coccodrillo e mi sento molto giù, sto per suicidarmi, poi arrivi tu. Cos'hai che mi piace? Non lo so davvero, ma so che mi piace. Cos'hai di importante? Che lo so capire, ma so che è importante. Adesso no, adesso no, adesso non lo so. Perché io sono coccodrillo e mi sento molto giù, sto per suicidarmi, poi arrivi tu. Cos'hai che mi piace? Non lo so davvero, ma so che mi piace. Cos'hai di importante? Che non so capire, ma so che è importante. Adesso no, adesso no, adesso non lo so. Adesso non lo so. Sai che mi piace? Non lo so davvero, ma so che mi piace. Adesso no, adesso no, adesso non lo so. Mille grazie. Grazie. Buon proseguimento, grazie. Buono lì, sì, no. No, non ti facciamo andare via. Non ti facciamo andare credevi via così. Credevi di cavartela così con poco, no? Togliti pure la giacca, fa caldo qua. Dove credi di andare? Dai, Michele. Vabbè, ho già ringraziato, devo lasciare posto al mio grandissimo collega. Cosa è successo? Ma noi volevamo la terza canzone. Oh, Madonna. Noi volevamo una terza canzone, qui siamo tutti in fibrillazione. Ce la farà, non ce la... Ora ci mettiamo d'accordo, ma non ci sono problemi, lo vogliamo sto terzo brano da Michele. Volete? Allora io, il signore ha chiesto se mi vuoi lasciare, però stasera è impossibile, perché l'orchestra non la suona, perché non c'è...
non si può. Se mi vuoi lasciare, basta, più non si può fare. No, invece vi faccio ascoltare una canzone che avevo portato al Cantagiro del 68, l'unico anno in cui si facevano le canzoni in coppia, e io l'avevo portata assieme al grande amico Patrick Samson. È una canzone che si chiama Soli si muore. La voglia di amare mi scoppia nel cuore. Soli si muore. Grazie, ciao a tutti, grazie. Grande, grande Michele, noi ti ringraziamo di essere stato con noi. Grandissimo Michele. C'è stato anche l'accompagnamento degli Uno più Mezzo di Nora Orlando. In playback parte noi questo. Ovviamente perché... E a questo punto mancano, praticamente siamo al giro di boa. Abbiamo ascoltato tutti i protagonisti meno uno,
succedono delle cose particolari nelle serate come questa, uno magari scopre che qualche artista è quasi dirimpettaio del presentatore. Siamo concittadini, abbiamo tante cose comuni, degli amici addirittura in comune, chi l'avrebbe immaginato? E non sappiamo nemmeno di abitare forse a pochissimi chilometri di distanza, addirittura nello stesso isolato, ha scoperto Max Baldino, con l'orchestra che stiamo per ospitare, quella di Antonio Maenza. Antonio Maenza, ciao. Facciamo un bel applauso ad Antonio. Allora, io l'applauso lo farei a loro due che sono fantastici, tutta la sera che si prodigano alla grande. Ed è vero, abbiamo scoperto questa sera di essere vicini di casa, la combinazione, veramente. Bene, 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 proprio il mondo è piccino. Non è che ce la siamo scritta, proprio una cosa. Scusa Antonio, abbi pazienza. Dimmi. Da buon... Io viene di qua? No, ho una preferenza. Eh beh, anch'io. Mi metto di qui per... Hai ragione, anch'io. No, perché viene posso, meglio proprio l'inquadratura. Sì, sì, io abbraccio. Sì, no, ma è proprio una questione di inquadratura, non pensiate che noi facciamo... No, non vorrei che pensassero che non facciamo mica delle merolate. No, lui è pericoloso. Delle merolate qui, no? Ecco. Lui ha delle tendenze particolari, sta attento laggiù. Va bene, allora Antonio Maenza, abbiamo scambiato due chiacchiere con tutti, lo facciamo anche con te perché sappiamo che anche tu sei impegnato, insomma, delle cose in cantiere giro, molto... Delle cose in preparazione, un nuovo disco, tutte queste storie qua, come tutti del resto, è il nostro lavoro, è il nostro mondo. Sempre per regalare delle emozioni, prima a noi stessi e poi sempre comunque al nostro pubblico, perché io penso che se l'emozione arriva a noi, sicuramente tocca poi tutti. Vogliamo sentirla noi questa emozione, perché è sicuro poi che questo succede. Almeno credo, Certo, è uno dei meccanismi indispensabili di ogni forma di spettacolo questa. Allora, Antonio Maenza, due pezzi, due brani che ascolteremo? Due brani. Uno è una novità, perché lo presentiamo per la prima volta questa sera, e la novità consiste in questo, tanto ispirato agli anni 50. E l'ha scritto Giovanna, per la prima volta ha scritto un brano, parla diciamo in una maniera molto simpatica di quello che è la sua vita, una sintesi sul palco dalla mattina a quando si torna a casa, tutto da ascoltare, veramente bello, il testo è importante con una musica anni 50. E il secondo brano lo dico già subito, vogliamo sempre farvi ballare, si tratta di un cia-cia-cia, l'abbiamo presentato l'anno scorso al Festival Nazionale dell'Orchestra da Quiterna, al Palladio, con un ottimo riscontro, sempre musica nostra. E lo canta sempre Giovanna, questa sera è la sua serata. Quindi buon ballo, mi raccomando, come diceva Michele, ballate. Il primo brano si chiama Amore in musica, Giovanna. Il secondo brano, Mare Stregone, ok? Antonio Maenza, Giovanna, buon divertimento con il Full Stop. Grazie. Questa canzone la dedico a tutti voi, mi raccomando. Fissa. Gli anni 50, Amore e musica, il nostro ultimo successo. Vita, suona la sveglia, come ogni sera puntuale, il palco mi attende già. Mi alzo, mi faccio un caffè, di corsa giù in strada, rivedo gli amici.
Amore e musica, Giovanna. Grazie. Bene, secondo brano rimaniamo sempre, grazie, molto gentili, sull'allegria, dedicatissima agli amici sempre della televisione, oltretutto gli amici presenti qui al Full Stop questa sera. Mare Stregone, cia cia cia. Mare, 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 disintossica il tuo cuore col tuo sale, è malato di un amore, impossibile fa quasi male al cuore. Mare, 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 la tua fama da stregone universale, puoi guarire tu gli amori dei ragazzi innamorati sotto il sole. Mi tocco nel tuo seno come il sole, e il mio corpo fa filtrare già l'amore, quella tua spumeggiante del tuo cuore, che ho imbevuto delirio d'amore. Mare, 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 quella gioia tua la gente le sai dare, fai guarire questi cuori che stregati dall'amore fa impazzire. Intossica il tuo cuore col tuo sale, è malato di un amore, impossibile fa quasi male al cuore. Mare, 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 la tua fama da stregone universale, puoi guarire tutti gli amori dei ragazzi innamorati sotto il sole. Io mi tuffo nel tuo seno come il sole, e il mio corpo fa filtrare dall'amore quell'azzurro spumeggiante di... Mare, 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 quante gioie tu alla gente le sai dare, fai guarire questi cuori che fregati dall'amore fa impazzire. E ci risiamo, vamos col ritmo. Siete favolosi. Grazie. 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 Antonio Maenza, Giovanna, il gruppo, aspetta, vado. Senti. Vado dal sassofonista, come ti chiami? Gish. Aveva un ruolo particolare, e l'altro sassofono? Carlo. Carlo, poi il... No, ora scherzi a parte. Fiorello. Fiorello, Antonio Maenza, facciamo ancora a loro un grande applauso. E a questo punto della serata abbiamo ascoltato tutti i protagonisti di questa serata di gala al Full Stop. Non andate via, rimanete con noi, perché si continua a ballare e perché alcuni di loro ci offriranno ancora, come dire, delle performance. Ci sarà il classico bis, ci saranno dei momenti ancora in compagnia di alcuni di questi protagonisti. Io volevo chiamare un'amica di Telegranducato, un personaggio che sicuramente i telespettatori di Telegranducato conosceranno, perché li accompagna attraverso le rubriche che riguardano naturalmente la musica da ballare e quindi, diciamo, lo specifico di questa sera. Io non so se è, scusate, ma perché ha una presenza che qualche volta non si nota, alcune volte una, cioè, la vedo, può passare a fianco a noi per la strada e non la si nota, ma provo a chiamarla, vediamo se... Marilena? C'è? No, perché è difficile, alcune volte, non, ripeto, non è una persona che si noti tantissimo,
Facciamo un bel applauso a Marilena. Cara. Caro. Questo incontro, scontro tra speaker, tra animatori, tra radio e televisione. Radio Italia, solo musica italiana. E Telegranducato, guarda che grande serata che abbiamo combinato al Full Stop. Allora Marilena, tu ti occupi proprio dello specifico, conosci tutti i nostri amici che hanno sfilato? Sì, più o meno, e diciamo che stasera abbiamo cercato di conoscerli ancora meglio, perché ho indagato nelle loro vite, nei loro programmi futuri, e ovviamente il tutto sarà trasmesso durante due puntate di Dalle 7 alle 8. Ecco, quindi, scusa, no, dei pazienti, ti puoi spostare un attimino perché abbiamo... puoi venire qui accanto a me, ti prego. No, scusate, no, è ognuno, no, perché se così è meglio... allora mi sento più a mio agio, vedo che mi capisce il signore, grazie. Quando i telespettatori di Telegranducato potranno vedere? Mercoledì 9 sera e giovedì 10 la sera, dalle 7 alle 8 ovviamente. In più la replica l'indomani mattina successiva di ogni giorno, dalle 10 e mezza alle 11 e mezzo. Benissimo, allora a questo punto io direi ci diamo appuntamento su Telegranducato con Marilena, io ti ringrazio. Ah sì, ci sarà anche tu. Sì, ci sarà anche uno spazio dedicato ai presentatori. Allora io ti saluto, bacio a mano. Grazie. E una canzone da Marilena vogliono, ma non è in programma. Non è stato preparato stasera, no, non è in programma. E stasera lasciamo spazio a loro, la serata dedicata a queste stupende stelle stasera, no? Ecco, promettiamo che ci sarà, ci saranno altre occasioni. Facciamo un bel applauso allora Marilena. Che salutiamo e a questo punto vi facciamo ballare torno in dimensione normale ora, prima era in Eurovisione. Allora la serata a questo punto, sì, ricordiamo anche che su Telegranducato invece questa serata andrà in onda domenica 20 alle 21:30, va bene? Quindi vi aspettiamo televisivamente su Telegranducato domenica 20, 21:30. Andrea, il nostro disc jockey ufficiale del Full Stop, vi fa ballare ora e poi riprenderemo con alcune delle orchestre che hanno animato questa serata. Buon divertimento! Vi ha fatto ballare questa pausa? No, è meritato. Oh, ora siamo velocissimi perché facciamo i cosiddetti bis, tris, abbiamo alcuni protagonisti che tornano in pedana, ma lo facciamo veramente in maniera molto veloce. Cominciamo con gli Evergreen, li abbiamo visti in apertura, facciamo un applauso anche a questi ragazzi che hanno avuto il compito di rompere il ghiaccio, e insomma è sempre una cosa abbastanza difficile. È un po', no? Difficile, sì. Insomma, rompere il ghiaccio è sempre un compito un pochino delicato nell'arco di una serata. Allora, ora proponete due pezzi. Un pezzo di Pooh che si chiama L'altra donna, e lo dedichiamo a tutti quelli che vengono qui a ballare al Full Stop e anche a Paolo e Maria, il direttore del locale. E a tutti coloro che hanno deciso di rimanere, perché qualcuno se n'è andato via, ma abbiamo ancora... ci sono delle persone che tenacemente rimangono, meritano naturalmente, sono il meglio, dice, meritano il nostro applauso a voi che siete ancora qui questa sera. L'altra donna, gli Evergreen. E ancora tutto all'aria da ieri sera, è più comodo in albergo, paghi il conto e te ne vai, ma in certe cose tu ci credi ancora, ma l'amore nel tuo letto, prepararmi il tuo caffè e poi mi lasci andare via quando è ora. Perché ognuno ha la sua vita e la mia non è con te. Sei...
verità, quella che sa e non può dir niente, quella che all'alba rimane sola e non può mai lasciare il trono. Come non puoi cercare casa o uscire insieme a far la spesa, sei l'altra donna. Che ha tutto e non ha niente di me. Mio figlio è un'altra storia, un altro amore, tu non puoi partecipare, io lo so, se io vorrei, tu in macchina con me, puoi fumare, mozziconi con rossetto parlerebbero di te, ma in fondo tu che colpa hai nel mio cuore, delle ore che mi manchi, dei problemi che mi dai, sei l'altra donna, la libertà. Che sa perché ritorno e quanta pace tu mi sai dare, io dirò tutto a lei un giorno, faremo insieme un'altra casa, yeah. Io e te che siamo un'altra. Grazie. Brava. Bello e bravo. Beh, allora, siete stati dei grandissimi questa sera, dei collaboratori veramente incredibili, in modo particolare, devo dire, Mario, insomma, ci siamo trovati, abbiamo avuto una serata da ricordare questa qui. Bene, noi vi ringraziamo per l'ospitalità che ci avete dato. E ci rivediamo qui al Fustop. Bene. Allora, un supplementare, un salutone a Mario e a tutti gli Evergreen. Ed è ora il momento di richiamare un personaggio che prima abbiamo ascoltato con una cosa lenta, molto, molto piacevole, molto soffusa. Lo richiamiamo Max De Palma e Sonia. Max De Palma e Sonia, facciamo un applauso ovviamente, perché è sempre, quando si sale su un palco, voi non potete immaginare lo scroscio dell'applauso fatto a mano, anche quando il pubblico, ora come ora, insomma, non è numerosissimo, è sempre comunque un aiuto. L'effetto mi sembri uno di Roma, che ogni tanto in Piazza San Pietro dice alcune cose. Sì, ho un pochino di riverbero, è vero. Speriamo poi che si rimetta bene dopo questa operazione, speriamo. Ora lo levano quando canti. Grazie Massimo. Allora, al volo, proprio così, abbiamo trovato un'altra canzone, questa è una canzone di Andrea Bocelli che canta insieme con Giorgia,
vogliamo dedicare a degli amici che abbiamo trovato qua dopo non tanto tempo, insomma. Dedicatissima, questa è Vivo per lei, la cantiamo naturalmente io e Sonia. Dedicatissima. Vivo per lei quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai è entrata dentro, c'è stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei, non ho peso. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso. Come uno stereo in camera, ti chiedo solo adesso, sa che anche per lui, per questo, io vivo per lei. È una musa che ci invita a sfiorarla con le dita attraverso un piano forte. Soffrire un po', ma almeno io vivo. E quando vivo per lei, non voglio te. Un piacere strano. Vivo per lei nel vortice, attraverso la mia voce si espande. Grazie, gentilissimi, grazie. Massimo. Grazie. Ancora un momento particolarmente emozionante, una bella canzone, poi voi siete stati bravissimi e ci avete accompagnato, insomma, con due momenti un pochino diversi nel corso della serata, perché insomma un po' più intimi, un po' più da luce abbassata. Sì, da te, quindi
insomma, vi ringraziamo per questo, facciamo ancora un bel applauso. Max grazie. De Palma, grazie, Sonia, grazie. Vi vogliamo presto al Full Stop e naturalmente speriamo di vederci presto. E siamo, anzi ve lo voglio presentare, mi metto sdraiato, mi siedo, perché a questo punto l'atmosfera è un attimino così, un pochino più rilassata, abbiamo un personaggio che contribuirà a renderla ancora più dolce, sì, ancora, spero almeno, poi magari fa una cosa scatenata, ve lo presento, torna Luciano Nelli, eccolo qui. Hopla! Accolto dall'applauso. So che vi siete spellati le mani, vi abbiamo chiesto un supplemento d'applausi questa sera. Grazie. Però insomma, anche se siamo alla fine, l'applauso ci vuole. Luciano, torni con... cosa facciamo? Ho detto un momento... Ci sono stati tanti amici, ma soprattutto tante amiche che mi hanno chiesto quella canzone che ho detto prima che non volevo fare, che invece ahimè ve la devo dedicare anche stasera, come sempre dico, dedicata a tutte le signore, ecco, quindi quella canzone lì adesso tanto la conoscerete tutti, tra l'altro è una canzone che mi ha dato veramente tanta soddisfazione in questi ultimi anni, è una canzone romantica con la quale tanti si sono innamorati, qualcuno si è lasciato però si è innamorato subito di quell'altro, capito come succede? Insomma, vabbè, che cosa si può dire di meglio a una donna se non ti avessi io ti inventerei? Se non ti avessi io ti inventerei. La conosco anch'io, no, ma però va detta naturalmente utilizzandola, guardando negli occhi la persona giusta, no? Se lo dico a Mario, dov'è Mario? È sparito? Magari la cosa un pochino, però con la donna, poi se è la donna giusta è una bella frase, è anche una bella canzone, ora la ascoltiamo, Luciano Nelli. Grazie, ti inventerei, per voi. Io ti inventerei il tempo senza te non passa mai e quando son con te i baci tuoi mi fanno innamorare sempre più vorrei poterti dire amore mio, che sei per me qualcosa di speciale, perché tu sai ridare al cuore mio quello che io credevo andato via. Sento l'amore, cresce con te. Inventerei il tempo senza te non passa mai e ad ogni alba nuova che nascerà il mio amore per te crescerà. Thank you.
e ad ogni alba nuova che nascerà. Il mio amore per te crescerà. Grazie. Grazie. Grazie mille. Adesso facciamo una canzone che ho incluso un anno fa in un compact prodotto in tutta la Scandinavia per pubblicizzare un mese particolarmente italiano, e questo disco è stato venduto in 25.000 copie in 20 giorni, quindi per me è stata una grande soddisfazione, soprattutto perché in mezzo a questa canzone, questo medley, ci sono due o tre medley tipicamente italiani, c'era anche alcune mie canzoni, appunto anche Ti inventerei. Comunque è un medley anche questo, brevissimo, tra l'altro, che comprende due canzoni indimenticabili di Domenico Modugno, che sono Volare e Ciao Ciao Bambina. Eccole qua, ve le presento, vai! Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Stare
Ciao bambina. Ciao a tutti, ci vediamo presto. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Ciao Granducato. Ciao a tutti. Grazie, ciao, ciao Luciano Nelli. E, beh, insomma, un pochino d'allegria, eh? Vi hanno fatto scatenare. Non siete ancora stanchi. Gli amici di Telegranducato, salutiamoli ancora una volta, che hanno ripreso tutta questa serata. Siamo arrivati a un... abbiamo un'orchestra un pochino dimezzata, perché per problemi di lavoro alcuni componenti del gruppo di Antonio Maenza hanno dovuto abbandonare il full stop, ma loro sono rimasti, eccoli qui. Antonio allora, Maenza, io direi, ancora grazie, io direi grazie, che sono rimasto con la rappresentante più bella della mia orchestra, veramente, per motivi di incastro di lavoro sono già partiti. Sono perfettamente vedo che siete d'accordo. Bene, mi unisco a voi. Noi vorremmo finire questa rassegna organizzata così bene da Paolo e Maria qui, la gestione del full stop, con l'allegria. Noi abbiamo scritto qualcosina di allegro, si vede cosa si tratta, il Meneito, diciamo la moda di questi ultimi anni, e l'abbiamo dedicata a tutte le more, ma anche alle bionde, alle rosse, alle brune. Quindi vorrei finire questa serata così da parte nostra, con l'allegria e simpatia. Quindi tutti in riga, quando ci siamo ve la conto io la partenza, ok? Si gioca insieme. La mora l'abbiamo dedicata alla nostra ciliegina. Va di maestro. Grazie. Baila, baila. Ma che serata stasera cos'è? C'è quell'amore che piace anche a me. Quante notti l'ho sognata sotto sole, sai, abbronzata lei, pelle calda più che mai. Si muove al ritmo di un folle baion, sorride e balla rubandomi il cuore. Balla, balla, bella amore, non fermarti mai, questa serata l'hai dedicata a me. Vai! Ma com'è bello ballare con lei, con questa mora io sogno l'ardor. I suoi occhi sono neri come l'Africa e col suo ritmo m'ha rubato il cuore. Dedicatissima sempre agli amici del full stop. Ehi, hai sempre movimento. Le saltondeggia e mi chiede l'amore, mi strizza l'occhio, io volo da lei. Quante notti l'ho sognata sotto il sole, sai, abbronzata lei, pelle calda più che mai. Io mi diverto a ballare con lei, con questa bomba che scoppia d'ardor. Le sue labbra sono petali di rosa, sai, e col suo ritmo m'ha stregato proprio il cuore. Molto bene in pista. Che a questa canzone insieme al tempo balliamo, però sono attenta a questa mora che sorride mai, con quel suo sguardo m'ha rapito il cuore e col suo ritmo m'ha stregato il cuore. Ma chi? La mora, eccola qui. Bella. Una simpatica buonanotte ad Antonio Maenza e Giovanna. Ciao. E l'orchestra che ci ha abbandonato per motivi di lavoro, anche a Telegranducato e agli amici presentatori, al mio compaesano e gli amici del full stop. Ciao. Grazie. Grazie, grazie, molto gentile, grazie, grazie. Bene, allora io salgo di qui, ci congediamo da Antonio Maenza ed ciao, a questo grazie. Punto io credo che la nostra, sono di qui, parlo giusto, va bene. Allora credo che la nostra serata con il full stop, questa grande serata di gala per quanto riguarda i gruppi, si sia conclusa. Speriamo naturalmente a voi che siete intervenuti proprio fisicamente, speriamo di esservi risultati, come dire, insomma, divertenti, simpatici, queste cose qui. Speriamo che ci sia un'occasione per ospitare ancora tutti insieme tante altre belle orchestre, che il full stop Paolo e Maria Lavorini riescano a organizzare un'altra splendida serata, insomma, che non passi magari un anno, anche prima. Questo è quanto noi ci auguriamo.
il saluto, l'ultimo va agli amici che ci hanno seguito su Telegram Ducato e ovviamente l'appuntamento ogni sera al Full Stop di Borgo Abbugiano Pistoia. Benvenuti al Gran Bazar al Malandrone. Avete visto dalle immagini precedenti com'è facile raggiungerci. Da Livorno basta prendere la variante, uscire per Vada e inserirsi nella via Emilia, la statale 206, direzione Pisa. Fatti 200 metri, 300, sulla vostra destra troverete il Gran Bazar al Malandrone. È un'attività che propone alla clientela un discreto assortimento di casalinghi, di televisori, di impianti stereo, hi-fi, lavatrici, cucine. Propone insieme a questo una grande cordialità e una buona organizzazione di lavoro. Quello che però vogliamo presentarvi in questa occasione è il nostro reparto mobili. Abbiamo allestito questa mostra da poco tempo. Questo è il reparto dell'arte povera, come vedete sono tutti mobili in massello garantito, ci sono delle vetrine, delle credenze, delle basi che, dato lo spazio, non possiamo vedere bene, ma vi garantisco che potete venire a vederlo, sono interessanti sia nella qualità sia nel prezzo. Quello che vogliamo proporvi in questa occasione è una credenza a due ante che è un vero affare. È un oggetto costruito in Italia, è un prodotto nazionale in massello, viene prodotto in Umbria, dove c'è una grande tradizione d'antiquariato, e ricopia un attimino questa sensazione e questo modo di lavorare. Questa credenza, che ripeto, è tutta in massello di legno, potete controllarla venendo a vedere, veniva venduta, il prezzo commerciale è di 1.800.000 lire. Nell'occasione della venuta del Telegranducato di Toscana la offriamo ai nostri clienti a 1.100.000 lire. Dopo avervi presentato il Gran Bazar del Malandrone, eccoci arrivati al nuovo centro commerciale Arcobaleno situato a Colle Salvetti. Qui noi abbiamo il negozio che si chiama Euro Bazar Casa. È un negozio in cui troverete la stessa disponibilità, la stessa gentilezza che abbiamo sempre dimostrato anche nell'altro. Qua troverete Barbara, che è l'addetta al casalingo, Roberto, che è l'addetto ai mobili, e Andrea. Ciao, sono Andrea, benvenuti all'Euro Bazar Casa di Colle Salvetti. Sono oggi qui per presentarvi alcune delle nostre offerte e per ribadirvi che il negozio è basato su tre punti fondamentali: servizio, disponibilità, prezzi. All'interno dell'Euro Bazar Casa di Colle Salvetti potete trovare